Accogliamo ora sul nostro palco Maurizio Solinas, presidente onorario dell'Associazione Culturale Sebastiano Satta di Verona. Come rappresentante dei tenores siamo onorati di ospitare Giovanni Carmelo Pirisi, che ci presenterà un excursus sul canto a tenores, uno dei 6 patrimoni culturali immateriali italiani riconosciuti dall'UNESCO. Ricordiamo che qui al Festival abbiamo un altro patrimonio culturale immateriale, i Castells, le torri umane catalane. Il canto tenores è uno strumento di identità e divulgazione della poesia e della letteratura in lingua sarda. Focalizzandosi sulla struttura e sulle modalità di evoluzione del canto, il nostro ospite analizzerà gli aspetti legati ai meccanismi di trasmissione orale del medesimo, le aree e le comunità in cui è presente come pratica e infine la sua validità come strumento di promozione e diffusione della poesia e della lingua sarda. Ricordiamo inoltre che alle ore 21:30 stasera in Lungagge San Giorgio ci sarà appunto un spettacolo di tenores di Oniferi. Lasciamo quindi la parola ai nostri ospiti. Bene, buonasera a tutti. Parlare del canto tenores ci fa tornare ai tempi nuragici. È un canto limitato, è un canto limitato alla Sardegna, anche se in una zona dell'Africa c'è un canto simile. Come mai si è sviluppato all'interno della Sardegna? Nelle Barbagie, perché noi siamo abituati come turisti a parlare di Barbagia, in realtà le Barbagie sono tante. La Barbagia Mandrolisai, la Barbagia di Orgosolo, la Barbagia di Gavoglie e così via. Quindi le Barbagie è parte del Loudoro. È un canto, come vi dicevo, antichissimo. Si dice nato dall'imitazione delle voci degli animali domestici, la voce del bue, la voce della pecora, la voce del vento, no? E l'uomo, che è colui che nel canto tenores recita praticamente una poesia. Gli altri formano il coro imitando questi suoni. Alcuni studiosi hanno cercato l'origine. In realtà si sa, qualcuno dice che già in periodo nuragico, vale a dire 3.000 anni fa, si cantasse già in questa maniera. Oggi abbiamo a Verona proprio un gruppo di tenores che sentirete questa sera, che rappresentano praticamente una delle forme migliori dei tenores che ci sono in Sardegna, perché in alcune zone di gruppi di tenores possono essercene uno, due, tre. Chi canta ufficialmente e chi canta per, diciamo, in famiglia. Oggi abbiamo qui presente Pirisi, che è il capogruppo, che meglio di me potrà illustrarvi il perché di questo fenomeno vocale. Grazie al dottor Solinas e grazie ai presenti che sono interessati a seguire questo piccolo approfondimento sul canto a tenore. Un po' di cenni li ha fatti nell'introduzione il dottor Solinas nel presentare il canto a tenore. Il canto a tenore è una espressione musicale di tipo polivocale, nella quale ci sono quattro persone che cantano
in una struttura che è simile alla, un po' all'antifona, nel senso che ci sono tre persone che fanno il coro e il solista che introduce il canto, detta i tempi del canto, detta le note del canto. Quindi è una sorta di direttore d'orchestra un po' sui generis, perché poi con la sua voce si fonde con le altre voci, con le altre tre voci del coro, per concorrere a creare un suono unico, un'emissione unica dell'accordo. La particolarità di questo canto è che, un po' lo diceva anche chi mi ha preceduto prima, una particolarità e anche un'unicità che peraltro ha reso possibile il riconoscimento da parte dell'UNESCO quale bene immateriale, è che ci sono due voci gutturali con un'emissione particolare e con delle collocazioni diverse all'interno della struttura del canto. Delle due voci, una è il basso in sardo, che è quella che costituisce la base della musica, perché sul basso poi si sovrappone l'altra voce gutturale che si chiama contra o contralto, e a sua volta la terza voce, che non è una voce gutturale, che si chiama mezzobocche, tradotto in italiano significa mezza voce, e che è simile al falsetto, che è quella che completa poi la struttura, che è una struttura abbastanza geometrica delle altre due voci, con una elaborazione e con un arricchimento, con delle evoluzioni, anche perché la voce, il falsetto, consente, a differenza delle voci gutturali, di produrre questi suoni di completamento e di arricchimento del canto. Allora, come si emettono le due voci gutturali? Allora, il basso si emette dalla compressione e dalla sostanzialmente è come se si grattassero le corde vocali, che producono un suono che poi trova diffusione all'interno anche delle cavità superiori, quindi delle cavità nasali, e per produrre questa emissione di una voce ruvida. Si può avere in maniera molto non simile, ma che può ricordare, non so se qualcuno di voi ha sentito le voci dei solisti mongoli quando cantano, fanno delle voci che per qualche aspetto possono ricordare il basso, però il basso ha sempre lo stesso suono, ed è un po' come il contrabbasso, come il basso della chitarra in un gruppo musicale. Quello che dà la struttura è sostanzialmente prende la nota della voce, la stessa nota che dà la voce, sulla quale poi, come ho detto prima, si sovrappongono le altre due voci. La contra invece, l'altra voce gutturale, che forma questo binomio col basso, si emette con la compressione delle corde vocali all'altezza del diaframma, che determinano un'emissione di voce che è un po' strozzata, ovviamente resa musicale dall'armonia che poi ne deriva. Il canto è strutturato in questo modo: la voce canta con dei testi che normalmente sono dei testi poetici, o di poesia scritta in lingua sarda o di poesia estemporanea. Ricordo che noi abbiamo una ricca cultura di poesia estemporanea in Sardegna, anche alle varie latitudini, perché quella, diciamo, più conosciuta e quella che ha avuto maggiore diffusione, perlomeno nel secolo XX, è stata la poesia in lingua logudorese, che era la poesia, che era la lingua, che è la lingua ancora che viene parlata, o il ceppo linguistico che viene parlato diffusamente dalla Sardegna centrale verso settentrionale, quindi centro-settentrionale, fatta salva la fascia
a nord della Gallura, dove si parla una lingua che è un po' simile al corso, ma diciamo che sono delle aree molto marginali. Diciamo, la parte più cospicua del ceppo linguistico logudorese è dal centro fino alla Sardegna del nord, mentre nella parte sud si parla sempre in lingua sarda, ma di ceppo campidanese. La struttura della lingua sarda è una struttura che deriva dal latino, prevalentemente dal latino, con molte inflessioni spagnole, perché ricordiamo che la Sardegna è stata amministrata, dominata dagli spagnoli per quasi 600 anni, quindi la permanenza degli spagnoli si sente e si vede anche sotto l'aspetto della presenza architettonica, persino di tutta la parte dei riti religiosi che soprattutto durante la Settimana Santa si sono diffusi in tutta l'isola e che sono di visibile provenienza spagnola. Tornando al canto, la voce, dicevo prima, introduce la nota e il testo, e sono dei testi che hanno una metrica precisa, perché normalmente si canta con la struttura in endecasillabi. Invece la struttura delle poesie è quella che conosciamo anche nella letteratura italiana, perché si scrive in sonetti o si scrive in ottave o si scrive come scriveva Dante in terzine, o si scrive anche in decasillabi sciolti, cioè settenari, poesie con due strofe in settenario e una strofa in endecasillabo. Quindi la metrica, questa metrica precisa, consente alla voce di scandire i tempi sulle varie tipologie di canto. Quali sono le varie tipologie di canto? Abbiamo dei canti che sono, si chiamano canto a saseria, cioè dei canti dove la scansione è abbastanza lenta, in cui la voce, come ho detto prima, invita il coro a cantare. Il coro nel canto a tenore emette la voce con dei fonemi che sono ba, bo, bi, e comunque con dei tempi e con delle modalità diverse a seconda del tipo di voce che viene o di canto che viene eseguito. Così la voce più armoniosa è la voce, come si detta, saseria, cioè più lenta, più rilassata, che consente al coro di manifestare e di esprimere il massimo dell'armonia delle voci. Poi però ci sono anche delle voci che sono un po' più ritmate, alcune anche molto ritmate, e che accompagnano il ballo, perché in alcune regioni dove il cantatenore ha avuto molta presenza, dove ha molta presenza, era anche uno strumento di accompagnamento del ballo. In alcune altre regioni, in Sardegna, c'era la voce singola, in alcune altre c'erano strumenti a canne come le launeddas, e parlo in questo caso della Sardegna meridionale. Nella Sardegna centrale, laddove il canto a tenore è più diffuso e più presente, c'era anche questa funzione di accompagnare il ballo durante le feste o durante anche i momenti di socializzazione. Il canto a tenore è un canto che è stato espressione per lungo tempo di una società economicamente chiusa, una società agropastorale, che quindi costituiva l'espressione più ricorrente della, sotto certi aspetti, per stare al tema di Toccati, anche dell'intrattenimento ludico, perché oltre che essere anche un impegno musicale, era anche una forma di intrattenimento sociale, di coinvolgimento delle persone, di coinvolgimento innanzitutto di chi praticava questa espressione musicale, di chi pratica questa espressione musicale, con poi tutto il contorno degli altri che stanno ad ascoltare. La presenza di questo canto era molto marcata, soprattutto nei momenti delle ricorrenze o delle feste religiose, o quando, per esempio, anche durante le stagioni dell'economia, che era, come ho detto prima, un'economia agricola ma prevalentemente dedita all'allevamento, le persone si ritrovavano durante le pause e quindi si impegnavano
si divertivano a, come ho detto prima, a cantare. I testi che vengono eseguiti sono dei testi, come ho detto prima, che possono essere di poesia scritta oppure di poesia estemporanea. La poesia estemporanea, apro una, anche questa è un'espressione culturale e anche ludica allo stesso tempo, perché ha accompagnato e accompagna ancora le feste patronali con delle manifestazioni che si chiamano gare poetiche. Ci sono delle espressioni simili in alcune regioni anche del centro Italia, per esempio mi è capitato in Toscana, da quello che mi risulta ci sono dei poeti estemporanei che cantano in italiano o comunque nei dialetti locali. Nel Reatino mi risulta che ci sono dei poeti che cantano in ottave. Abbiamo avuto l'esperienza di qualcuno che improvvisava in televisione, mi ricordo per esempio Riondino, che è anche un regista televisivo, che in qualche trasmissione, in qualche televisione commerciale anni fa, di tanto in tanto veniva chiamato a rimare anche sul tema della trasmissione. Quindi queste poesie, queste ottave, soprattutto ottave della poesia improvvisata, poi fanno parte anche o entrano a far parte del patrimonio dei solisti del canto a tenore che li ripropongono. Le altre invece sono poesie scritte, come ho detto prima, e trattano di, nel caso della poesia estemporanea, spesso riguardano temi che vengono assegnati a questi improvvisatori durante le gare che si svolgono, come ho detto prima, nelle feste paesane, e che trattano degli argomenti più svariati: la pace, la guerra, l'amore, l'odio, magari fatti di cronaca, e impegnano queste persone anche per 3-4 ore a trattare ed approfondire questi temi. Alcune di queste espressioni, quelle magari più colorite, quelle magari più felicemente riuscite di questi autori, vengono utilizzate nel canto a tenore. Quelle della poesia scritta invece sono, anche se riguardano i temi tradizionali, e possono essere anche lì poesie a sfondo amoroso, a sfondo satirico, qualche volta anche di critica o di invettiva politica, di invettiva anche sociale, adesso un po' meno, ma negli anni, diciamo, tra la prima e la seconda metà del secolo scorso, venivano anche scritte delle poesie anonime quando si voleva offendere qualcuno, e si facevano circolare in maniera sotterranea, e diventavano anche queste patrimonio del canto, ed erano tutte uno spaccato della vita delle comunità che erano caratterizzate da questa presenza. La presenza del canto a tenore, come ho detto prima, è un fatto non solo musicale, non solo sociale, ma anche culturale. Per quale ragione? Perché soprattutto da quando, dopo la prima metà degli anni 70, c'è stata la propensione ad abbandonare la lingua sarda, che era una lingua parlata diffusamente nella società, si è andato incontro a una italianizzazione, non tanto indotta come invece nel primo periodo dell'Unità d'Italia, quando a scuola ci si andava e ci si imponeva la lingua nazionale rispetto alle lingue minori, quanto piuttosto dal fatto che le nuove generazioni dei genitori pensavano di poter affrancare i figli insegnando loro l'italiano e liberandoli dal parlare la lingua sarda, magari perdendo di vista il fatto che avere la doppia lingua poteva essere anche una maggiore ricchezza per l'individuo, tanto più che se la loro preoccupazione era, come era, quella di non riuscire a fare in modo che i figli si impadronissero meglio dell'italiano, in realtà era un pericolo che non esiste, perché noi abbiamo una lingua in Sardegna che è totalmente diversa dall'italiano, quindi quando noi parliamo l'italiano non corriamo neanche il rischio di sardizzarlo o viceversa di italianizzare l'italiano. Sono due lingue diverse, hanno delle strutture diverse, e se si riesce a imparare bene le regole linguistiche si riesce a gestire bene anche l'uso delle due lingue. Quindi si è creato questo fenomeno che ha portato a
devo dire, a una quasi scomparsa dell'uso del sardo, se non nelle comunità dell'interno, che sono quelle delle Barbagie, di cui parlava il dottor Solinas. Ebbene, il cantatenore è stato anche assolto, anche soprattutto negli ultimi 20-25 anni, alla funzione di richiamare l'attenzione sul sardo, proprio perché utilizzando questi testi, facendo in modo che chi come noi ha avuto l'occasione di esibirsi anche fuori del proprio ambito paesano, diciamo, comunitario, suscitando l'attenzione di molte persone, soprattutto di giovani, che avevano perso l'abitudine, avevano perso di vista un fattore identitario come la lingua sarda. E quindi spesso trattare, cantare delle poesie, farsi trasmettere il messaggio attraverso le poesie in sardo ha prodotto, questo lo possiamo dire proprio per esperienza, un incremento dell'attenzione, probabilmente anche una maggiore attenzione da parte delle autorità politiche, affinché la questione linguistica in Sardegna avesse un maggiore risalto e un maggiore sostegno. Oggi esiste un dibattito che, sul quale la regione sta cercando di normare la presenza di una lingua regionale, che poi non è un dialetto, è proprio una lingua, perché ha una diffusione e un riconoscimento, e storicamente ha avuto anche un valore giuridico, perché nel periodo dei giudicati, quando prima che ci fosse l'avvento delle repubbliche marinare, diciamo, ci fu una parentesi dove la Sardegna esercitò una sorta di indipendenza, venne divisa in quattro parti e venne amministrata da quattro soggetti che si chiamavano giudici, e da lì venne il nome dei giudicati. Bene, la lingua allora logudorese era la lingua ufficiale del più grosso giudicato della Sardegna, che era appunto il giudicato di Arborea, e per cui si trovano anche dei codici scritti, dei codici di diritto scritto, in particolare il codice di Eleonora, che si chiama Carta dei Logu. Quindi dicevo, l'espressione musicale che si intreccia un po' con le questioni culturali e linguistiche e anche letterarie. Il cantatenore è un canto di tradizione orale, cioè la trasmissione del canto avviene attraverso l'ascolto, attraverso la condivisione a distanza del canto, diciamo, recepimento del canto da parte di chi ascolta, e di chi piano piano si vuole impadronire di queste tecniche di canto, senza che ci siano una struttura accademica, diciamo, o scolastica che lo insegni, un po' come le arti di strada, perché come le arti di giochi di strada, il cantatenore storicamente e tradizionalmente è un'esperienza che si vive nella strada oppure nei luoghi di ritrovo, ma spesso, soprattutto durante le stagioni primaverili, estive o quando c'è il bel tempo, le sere, in alcuni paesi delle aree del centro Sardegna, se può capitare di sentire dei gruppi anche di giovani che si riuniscono in una piazza, in un crocevia, e si mettono a cantare da tenore, si trascorrono la serata, cantano, scherzano, cercano di sfidarsi, a competere anche con il canto, per dimostrare l'abilità di ciascuno rispetto agli altri. E questa si chiama sostanzialmente pratica diffusa, che è uno degli elementi che poi ha consentito all'UNESCO di, come ho detto prima, di riconoscere, di iscrivere tra i beni immateriali meritevoli di tutela il cantatenore. L'area, diciamo, nella quale si riscontra ancora questa vocazione, perlomeno qui più marcata, è l'area, come ha detto il dottor Solinas in apertura, delle Barbagie, quindi la Sardegna centrale, il Supramonte, è la parte
che si estende dalla zona di Nuoro verso la parte occidentale, quindi Cocceano e Margine. Questa è l'area, diciamo, con una maggiore concentrazione comunque nella parte centrale della Sardegna. Ecco, da aggiungere una cosa. Perché Barbace? Perché durante la dominazione romana della Sardegna erano le zone interne che Roma non era riuscita a conquistare. Quindi erano popoli barbari, vale a dire esterni all'impero. Oggi si direbbe un'enclave. Queste popolazioni interne erano talmente organizzate in tribù e talmente forti fra di loro che Roma con le sue legioni non riuscì mai a penetrare. I primi reperti archeologici romani nelle Barbagie sono del IV secolo d.C., periodo di Costantino, perché in quel momento ci fu un alleggerimento delle differenze che potevano esserci nella società romana. Quindi Barbagie deriva da barbaro. È chiaro che in una popolazione così ristretta e così isolata, certi canti e certe forme culturali prendevano una forza superiore ad altre. Per la lingua sarda, allora, noi non sappiamo che lingua usassero i nuragici. Non c'è niente di scritto. Recentemente hanno trovato qualcosa, ma non si sa bene. Pertanto, fino al IV secolo, evidentemente le popolazioni barbariche parlavano un loro linguaggio. Oggi si parla, è stato riconosciuto, di lingua sarda, perché è una lingua vera e propria, perché ha una sua letteratura, ha una sua grammatica, ha la coniugazione dei verbi, a differenza dei dialetti, che non hanno una letteratura costruita, non hanno una grammatica. E quindi popolazioni che avevano una loro cultura e un loro modo di parlare. Ancora oggi, se voi incontrate un abitante di Gavoi, se parla il barbaricino stretto, non lo capiscono neanche i sardi, perché è una parlata priva di vocali. Usano tutte consonanti. Fra di loro si capiscono, quelli del paese vicino quasi, ma se voi andate in Campidano, dove parlano il campidanese, che è molto più leggero, non si capiscono. Ecco, questa è l'unicità anche della Sardegna come isola, praticamente con una civiltà a sé, con una lingua a sé. Ecco, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma... Sulla lingua volevo solo aggiungere che nel vocabolario sardo si trova traccia anche di vocaboli di origine greca, il che farebbe presumere che noi abbiamo avuto anche la presenza dei fenici, perché se voi andate nella costa orientale all'altezza di Oristano ci sono degli insediamenti. Tarros, per esempio, era un insediamento punico che poi è diventato un insediamento romano. La stessa Nora, vicino a Cagliari, era un insediamento punico che poi è diventato un insediamento romano. Quindi siamo stati frequentati da questi popoli, dai fenici e cartaginesi, e nella lingua si trova traccia anche di vocaboli che sono di origine greca, il che significa che il Mediterraneo forse già da allora non era
un mare così poco frequentato, ma che c'erano dei contatti, si parla dei contatti anche con la civiltà greca, anche se sono meno visibili di quella romana, perché le testimonianze romane, soprattutto alle pendici delle Barbagie, sono abbastanza evidenti. Ci sono ancora delle terme che sono intatte nella zona di Oristano, per esempio Fordungianus, che era in pratica l'accesso alla Barbagia, che sono abbastanza visibili. Io vorrei tornare un attimo ai canoni di trasmissione del canto, per dire che ovviamente in comunità chiuse come quelle che descriveva il dottor Solinas prima, la conservazione di un patrimonio anche come quello diviene più semplice, quindi paradossalmente la scarsa apertura verso l'esterno ha determinato una maggiore conservazione di questo modello musicale, perché le coste sono state invece interessate molto, molto più anche dalle dominazioni straniere, per cui il confronto con popolazioni che venivano dall'esterno ha determinato anche una contaminazione culturale, quindi un po' forse una perdita anche da questo punto di vista dell'identità. Nella trasmissione del canto ovviamente è molto importante anche il contesto sociale nel quale chi vuole imparare opera. Parlando per esempio della nostra esperienza, noi siamo delle persone che hanno iniziato a cantare praticamente dall'adolescenza, 12-13 anni, da quando eravamo ancora nelle scuole dell'obbligo, e lo abbiamo fatto un po' per uno spirito di emulazione nei confronti di coloro che già noi sentivamo, che erano le persone adulte, e con un avvicinamento che era graduale, che ci ha consentito anche di imparare a conoscere le nostre caratteristiche, la nostra voce, fino a modularla e a rielaborarla tenendo conto delle nostre potenzialità. E questo può avvenire solo quando qualcosa si impara con l'orecchio, senza che ci sia nessuna struttura, nessun riferimento scritto per la proposizione del modello musicale. E quindi questo è un caso evidente. Poi è molto importante anche il contesto familiare. Adesso noi spesso e volentieri in una famiglia si trovano più persone che più persone che, avendo vissuto o da un genitore o da un altro antenato, da un parente collaterale, l'esperienza, avendola in qualche maniera condivisa, si avvicina e poi si viene coinvolti, e un po' per orgoglio familiare, un po' per predisposizione, un po' per spirito di emulazione, perché si vuole dimostrare di essere in grado di fare quello che facevano gli altri, che magari erano anche a livello comunitario riconosciuti come abili cantori. Si inizia e poi si va avanti nel tempo, e poi si capisce che però è anche un'espressione identitaria molto forte, perché lo stare insieme, il condividere anche il canto, un gruppo di quattro persone, il condividere, perché quando si canta poi normalmente si canta, ci sono gli esecutori, ma ci sono anche tutti gli ascoltatori che sono un contesto in cui si crea una sinergia, chi canta e chi ascolta, per cui c'è questo momento di condivisione, che poi si allarga alla socializzazione e allo stare insieme. Un'ultima cosa, il problema che oggi esiste per, credo, tutte le espressioni di tradizione orale è la evoluzione tecnologica, che ci porta ad avere piena disponibilità di strumenti di riproposizione audiovisiva di queste espressioni musicali, che rischiano però di mortificare la creatività di coloro che ci si avvicinano, perché un conto è imparare sentendo
delle persone in un contesto come questo e cercando di rielaborare quello che si sente. Un conto è avere una registrazione digitale e ascoltarla, che ovviamente viene riproposta sempre allo stesso modo, e acquisire memorizzandola la ripetitività di questa registrazione. Si rischia di diventare prigionieri di un modello che è un modello statico, e quindi la creatività che, sebbene non si veda, non sia evidente nel cantatenore, c'è, perché il cantatenore è fatto di una struttura geometrica, come ho detto prima, in cui il coro emette dei fonemi rispondendo alla voce e fondendosi con la voce, ma è fatto di molte micro variazioni, cioè non, un'esecuzione di uno stesso repertorio non è mai uguale una volta all'altra, e non può che essere così, considerato che comunque, non avendo uno spartito, non avendo uno strumento, ma gestendo la voce, essa è condizionata da tutta una serie di elementi che sono degli elementi estemporanei: lo stato d'animo, il contesto, la rumorosità, le preoccupazioni che uno può avere o l'euforia che può avere da un'esperienza positiva che può averlo interessato in quel momento, magari anche il giusto equilibrio tra l'avere anche bevuto qualche bicchiere di vino che dà un po' di ebbrezza. Cioè, sono tutti i componenti che determinano, che fanno sì che il canto non sia mai uguale, e questo può essere anche rilevato sentendo delle registrazioni delle stesse persone cantando le stesse cose, che non hanno mai la stessa intonazione, gli stessi tempi. Ci sono sempre delle micro variazioni che differenziano un momento di canto da un altro momento di canto. E quello che noi stiamo cercando di fare anche come gruppo è quello di diffondere l'aspetto dell'acquisizione delle tecniche del canto partendo sempre dai meccanismi della tradizione orale, perché in questo modo si avrà sempre una una proporzione stereotipata, perché si rischia altrimenti di omologare tutto e di far perdere proprio quello che è il valore che la tradizione orale nella sua semplicità offre. Lo stesso può dirsi anche per i giochi: quando si fanno dei giochi e non sono mai ripetitivi, perché sono frutto dell'improvvisazione. La stessa cosa vale per il canto, e quindi noi stiamo cercando di lavorare perché questo modello sia quello che prevale rispetto a quello tecnologico, in modo tale che poi ciascuno, nel crescere, nel condividere questa esperienza, acquisisca la padronanza della voce, sapendo quello che la sua voce può dare, quali sono le sue caratteristiche e come può gestirla senza che possa mutuare in maniera meccanica un modello derivato appunto dall'apprendimento che deriva dagli strumenti tecnologici di cui vi ho parlato prima. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, prima di concludere, due aneddoti sull'isolamento della Sardegna. Il generale della Marmora aveva un figlio che aveva poca voglia di studiare, allora il padre lo spedì in Sardegna. Aveva sì poca voglia di studiare quello che gli insegnavano gli altri, ma lui aveva delle passioni. Decise di andare a fare un giro per la Sardegna. Arrivò in quel di Pattada, un paese lì vicino, e requisì due somarelli. Considerate che i somarelli erano l'auto dei sardi. Allora, si parla dei primi dell'Ottocento, e pensate che nel 1918 in Sardegna c'erano 500.000 abitanti e 600.000 somarelli. Oggi c'è il centro per la salvaguardia del somarello sardo. Allora requisisce questi due somarelli e il podestà, il sindaco,
si è inferocito e mi ha detto: lei fa un sopruso, avvertirò le autorità in Spagna. Pensava di essere ancora sotto la Spagna, era regno di, anzi non era ancora regno d'Italia, era stato del Piemonte da 120 anni. A Orgosolo un anziano mi diede una risposta sull'isolamento. Dice: non sono riusciti a conquistarci i romani, non sono riusciti gli spagnoli, non sono riusciti i fascisti, non sono riusciti i tedeschi, non è riuscita la Democrazia Cristiana, è riuscita la televisione e il turismo. Ora vi fanno un saggio del canto a tenore. Ite bella chiese, canto mi aggrada, canta soso il mio rose graciosa. Coloria che tu è attraente. Amante, un serpente in sorrisi dos tuo se mirava. E te bella e te bella sin grado soverano che a te non le anta una teruna se da davanti verano per bella aurora e la luna, ma tu è più bella ancora se ma tu è più bella come vogus di scelto la luna come rizzerà d'ora 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 mi paga schifo amore, mi paga schifo amore, ma ta provoca il vestito dell'anima dolente, il vestito dell'anima dolente, dove vai dolente, il sorrisino scuro di mirare, il sorriso una grava di te bella, io ti canto una grava di te bella, di grano verano, che a te non è altro, ma te non era l'antica ne sarà bella, bello su sogno, in verano, per bella sera, ma tu è più bella ancora, Thank you.